non anteporre nulla all'amore di Cristo. Tutta la sapienza, l'intelligenza, la lungimiranza di San Benedetto, che Papa Gregorio Magno ci ha fatto conoscere, discende da questo assunto. Non anteporre nulla all'amore di Cristo. Benedetto può essere l'archetipo di un qualunque altro monaco. Dunque, è soprattutto il monaco ideale. E quando si parla di monaco ideale, si intende sottolineare che Benedetto è divenuto un alter Christus, un altro Gesù. E in questo senso qui la figura di Benedetto è una figura universale, che da una parte può essere accostata ad ogni battezzato e dall'altra può essere riferita a qualunque ruolo venga esercitato all'interno della Chiesa. Gregorio Magno ha avuto questa intuizione di proporre Benedetto come il credente che ha ricevuto il dono dello Spirito di tutti i giusti. Omnium justorum spiritu repletus. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito.